Ciao, torno a fare qualche video sul tema dell'auto elettrica, quindi nella playlist dedicata. Un po' perché anche se agosto io lavoro, tutte le ditte chiudono e quindi ho un pochino più di tempo. E un po' anche per rispondere alle solite domande che si trovano sui forum e i gruppi dedicati, oppure che mi avete rivolto direttamente, di solito in alcuni commenti o diciamo che mi avete scritto. In particolare c'è incredulità quando dico di fare molti più chilometri di tanti altri che si lamentano per la scarsa, secondo loro, autonomia delle proprie auto elettriche. Io, come si vede, ci sono video, foto, anche dopo 2 anni, oltre 2 anni e più di 30.000 km, grazie alle alte temperature estive, non faccio fatica a far stimare al cosiddetto e rinominato endovinometro oltre 300 km di autonomia, caricando al 100% la batteria della mia Leaf. Chiaramente è una stima, non sono chilometri reali, ma quelli che dicono che loro non fanno più di 200 km con una ricarica completa di una batteria da 40 o addirittura 50 kWh, io mi domando: ma come guidano? Come le bestie? Ecco che allora mi è venuta in mente l'idea di fare alcuni video che prendono in considerazione, diciamo, i principali aspetti fondamentali da considerare per guidare correttamente un EV. Non sono dati scientifici che usano strumenti o applicazioni particolari come tanti YouTuber fanno, che sono bravissimi e fanno dei video molto interessanti. Io molto così alla mano, semplicemente mi permetto di suggerire il procedimento logico per guidare al meglio l'elettrico, come ormai ho fatto e dimostrato anche in altri video, a partire dal 2017 con la Twizy e dal 2019 ad oggi con la Leaf. Chiaramente tutti i vostri suggerimenti sono ben accetti, e anzi scrivete qui sotto e indicatemi anche metodi, studi, prove, quel che avete, che non menziono chiaramente per mia ignoranza o perché appunto mi sono sfuggiti. Cominciamo quindi con il primo video. Ho pensato di dividere in 5 step, per non farlo troppo lungo, se no dopo diventa, come diceva la mia nonna, palloccoloso, cioè nel senso fare dei video più sintetici. Il primo video appunto riguarda principalmente l'autonomia, poi vediamo negli altri video come aumentarla. Però dobbiamo dire che l'autonomia principalmente è un ostacolo psicologico per chi pensa o per chi si approccia per la prima volta all'auto elettrica. In realtà l'autonomia è effettivamente un problema per chi ha l'auto a motore a scoppio ed è la moglie o il marito, a seconda dei vostri gusti o a seconda di chi siete ad ascoltare il video, tipo, cioè quella che aspetta l'ultima goccia di carburante per poi correre al primo e quindi più caro distributore, pronto a soddisfare la propria sete di succo di dinosauro. Perché altrimenti chi invece possiede già un'auto elettrica ed ha il posto auto, il box sotto casa in cui può arrivare la corrente, caso contrario se si affida solo alle colonnine pubbliche è ancora scomodo, diciamo, ricaricare l'auto elettrica. Però gli altri sanno benissimo che la mattina partono sempre con il pieno. E se l'autonomia del proprio mezzo, cioè ormai praticamente tutte le auto in commercio, corrisponde al tragitto standard di andare al lavoro, fare la spesa, portare i figli, eccetera, ritornerà tranquillamente a casa la sera, pronto a ricaricare la notte con la tariffa più bassa e quindi ripartire l'indomani mattina con il pieno, evitando le code ai distributori, evitando di mandare amici, coniugi e parenti a fare i pieni dei carburanti tradizionali fossili. Di recente, poi, lo stesso problema verrà risolto in futuro grazie alle colonnine delle auto elettriche che verranno installate nei condomini, come già avevamo parlato in questo video qua, che rientrano appunto, non a caso, nel Superbonus 110%. Il problema magari si può fissare un attimino sulla questione dei viaggi un pochino più lunghi. Ormai però anche in Italia sono presenti molti punti di ricarica a cui si può fare rifornimento e spesso sono anche gratis. Ne avevamo visti anche qui in un video a Lucca.
Anche in pochi decine di minuti è possibile ricaricare fino all'80% la batteria grazie alle colonnine superfast. Entro 6 mesi, poi, grazie a un recente decreto del governo, dovranno iniziare i lavori per installare colonnine all'interno delle autostrade e almeno una ogni 60 km circa. Quindi il problema autonomia, anche sulle lunghe percorrenze e grossi consumi, sarà drasticamente ridotto. Alla fine cosa resta? Resta solo la questione di dire alla moglie o al marito, tipo, di organizzarsi e non aspettare l'esaurimento di tutta la batteria, in quanto poi i tempi di ricarica potrebbero essere troppo lunghi. Il segreto qui, infatti, è quello di non scaricarsi mai del tutto, ma sia per mantenere meglio le batterie, che dice danno le massime prestazioni in durata se vengono scaricate in maniera non inferiore al 20% e ricaricate non più dell'85%, ma anche per essere sicuri di poter contare, diciamo, sulla massima autonomia disponibile. Quindi, quando è possibile, conviene ricaricare anche quando si è consumato il 50-70% del totale. In questo modo le ricariche saranno brevi, la batteria durerà di più e si farà ancora tanta strada che potrà essere percorsa, diciamo, a emissioni locali zero. Del resto, nei paesi in cui la mobilità elettrica è molto elevata, paesi quelli più civili, le stime dicono che solo il 5% delle auto viene caricata alle colonnine pubbliche, in quanto la maggior parte delle ricariche avviene in casa o nei luoghi di lavoro, dove, guarda caso, hanno tutti l'impianto fotovoltaico. Quindi, a meno che voi non facciate un lavoro che vi porta a percorrere più di 200 km al giorno, diciamo, e tutti i giorni, in zone sempre diverse, quindi difficilmente coperte da colonnine ultrafast, quindi non vi permette di fare la programmazione, oppure non vi permette di sostare per alcune ore dove ci sono le colonnine fast, allora l'autonomia potrebbe essere un problema, altrimenti non ha alcun senso parlarne e diciamo che l'80% della popolazione non fa più di 30, 40, forse 50 km al giorno. Quindi il problema dell'autonomia, a meno che appunto non ci avete proprio la Twizy e ne fate 60 al giorno, 70 al giorno, diciamo, il problema dell'autonomia non si pone. Quindi, se volete dire la vostra, qui sotto ci sono commenti e vi aspetto poi al prossimo video. Ciao!